buongiorno Cuneo. Ma buongiorno Granda. Ma buongiorno Mariella. E buongiorno anche a te Paolino. 12 Bene. Settembre. Oh. Ah, quindi cosa succede? Cosa succede? Andiamo al mercato. Ecco, bravo, andiamo al mercato. Tutti i 12 settembre. Sì, sì, te, la festa nazionale del mercato, ma sì, cosa dici? Sì, vabbè, vabbè. Dove trovi questo e quello? Certo, sempre, certo, sempre, magari sempre. Sabato semmai. Allora, allora. Anche martedì, sì. Questa mattina... Sì. Tieniti Paolino, sì, perché sono tratteremo un argomento che interessa sia uomini che donne, sì, che, sì, sì, sì. Sia che cani che gatti. Cani e porci proprio. Proprio porci. Anche i porci, soprattutto. Sì. Il fascino. Ah. Ah, il fascino, parleremo di fascino. Quando mi hai mattina. Visto sul pianerottolo questa mattina, hai detto... Ah, perché t'ho visto sul pianerottolo, sì. Questa, guarda che non ero io, non no, devo dirlo perché sai, nel dubbio. Quando poi mi hai visto questa mattina cose. Sotto la doccia. Certo. Diciamola una cazzata. Infatti. Alle 8 e qualche, va bene. Quando ti cade la saponetta alle 7:20. No, quando ti cadono proprio le braccia, perché ma quando e non mai? Solo le braccia. Piantala lì, piantala. Parleremo, dicevo, buongiorno, di fascino. Beppe. Buongiorno. Guarda, quando Beppe ti guarda con questi occhioni qua. Sì, mi sciolgo. Sì. Mi sciolgo tutta. E anche le trecce e i cavalli. I cavalli, anche i poni. Allora, il fascino, sì, della divisa. Ah. I mestieri che rendono gli uomini. Lo ricordo, ecco, sì, gli, sì, uomini, sì, più sexy, sì, e i mestieri che rendono le donne più sexy, certo, anche perché, sì, insomma, per par condicio, non infatti. Vogliamo fare i sessisti noi, no, non no, sia mai no, alle 8:10, ma poi per carità, se fossero le 8:20, poi fosse capisco, mercoledì, no, e invece cioè, martedì, e c'è martedì alle 8:10, non si fa, no, non si, si fa. Fa un pezzo, poi andiamo, sì, dai, sì, dove sì, andiamo? Al mercato, andiamo un al pezzo, mercato. Poi ce andiamo al mercato, non è vero. Sì, ho la sportina con le rotelle. Sì, certo. Facciamo un sacco di acquisti. Baby.
E noi lo facciamo al venerdì. Lo facciamo al venerdì? Cosa facciamo di venerdì noi? No, io con te non faccio proprio niente. Vabbè, facciamo giovedì. Ma neanche guardiamo lunedì, l'agenda. Martedì. No, è solo martedì. Vabbè. Però io prima di venerdì lo farei comunque. Sì, ma fa pure, guarda, va bene. Allora, il fascino della divisa. Anche dell'imprevisto. No, ma così, imprevisti e probabilità, giochiamo a Monopoli. Sì, sì. Guarda, gli imprevisti non hanno nessun fascino, invece. Ma certe volte. La divisa pare di sì. Perché le donne amano la divisa e ne sono affascinate? C'è un motivo. Sì. No, c'è un motivo. La pistola. Che pistola succede? Pistola. Pistola, non hai capito niente. Oh, succede perché evidenzia alcuni tratti che per le donne sono fondamentali. La pancia, in un uomo. Sin dalla preistoria, la pancia ad esempio potrebbe essere. Sai quando c'era Zorro e l'altro sergente Garcia? Sì, Garcia. Che era rotondo praticamente. Era rotondo. E aveva anche la divisa. Guarda, meglio essere rotondi che quadrati, Paolino. Fidati che la pancia. Sì, brava, testa quadra. No, Pierino, che non hai la testa quadrata, certo, come la barzelletta. Va bene, ad esempio, facciamo le giacche, Paolinuccio caro del mio cuore, le giacche. Sì. Nelle divise hanno le spalle rinforzate, quindi danno quell'illusione, solo l'illusione di un fisico largo e forte. Come le mutande con la spugna. Certo, che danno l'illusione, poi invece, vabbè. Vai a dormire, due assi. Inoltre le camicie hanno il colletto alto e duro, e se lo dice qua, il colletto. Io giuro che non ne so nulla di colletti duri. Sì. Ecco, e sottolineano la robustezza del collo. Ragazzi, del quanta colon, roba del è colon. No, il collo. Gli uomini il che colon. Hanno un bel collo. Che ha bel collo. Sì, infatti. Digeriscono meglio. Digeriscono meglio quelli che... Vabbè. Nella divisa, oltre giacca e camicia, è molto importante anche il cappello e in alcuni casi gli stivali, no? Sì. Ad esempio. Il gatto. Ecco, ma va che gatto. Con il cappello, Paolo, che noi portiamo. Il cappello calato sugli occhi è un po' come sostituto delle sopracciglia aggrottate, quindi danno alla persona questo aspetto minaccioso che piace, alle donne piace. Solo l'aspetto, perché se poi diventate minacciosi voi, no. L'aspetto fuori. Mi faccio un mazzo tanto. Vabbè. Piazza Europa 18, esatto. Se anche voi mi aspettate fuori, guarda, c'è la coda 0171 69, ecco, fammi andare avanti. 30. Gli stivali invece ancora un po'. Sì, gli stivali invece danno l'illusione di una caviglia e di un polpaccio forte. Mentre i pantaloni, ma non lo so poi cosa c'è sotto, però questo è il fascino della divisa, il perché del fascino. Allora, ecco. Ma ci hai dormito stanotte? Con chi? Con la divisa? Sì. No, assolutamente. No, con questo, no, cioè, con questo qui. Con questo che qui c'è ho dentro. Dormito con questo qui che c'è dentro. Vabbè. Arrivederci. Il telo disco, The Colors. Forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei? Dimmi di sì, dimmi di no. Un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. Fisso un'impresa.
festa eppure sto zitto, Italo disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Sto cercando ma nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo disco. Suona Italo Disco, Stereo 5. Martedì 12 settembre. Allora. Anche la coscia mente. Parliamo inconsciamente. Allora, parliamo inconsciamente la nostra trasmissione. Non solo la coscia, anche la mente. Interno coscia. Ma diciamo che cos'è? Inconsciamente la trasmissione che va in onda su Radio Stereo 5 con la nostra psicologa Daniela Cassago. Ecco, dovresti presentarmela. Ma sì, guarda, sicuramente avrà di meglio da fare. Comunque. Pagando. Rimaniamo in tema di fascino e scopriamo quali sono i mestieri. Ti piace il mio cappello? Che rendono gli uomini più sexy, la cuffia, hai quattro capelli e la cuffia come sexy, di la lana. Cuffia, bene, allora, mentre un tempo nella top ten assoluta di molte donne c'era l'amatissimo idraulico, sai, quello col jeans, liquido. La maglietta attillata, che metteva in mostro tutto, che metteva in mostra tutto l'ambaradan, il fisicaccio, il pelo. Oggi è superato, questa immagine sexy è superata, quindi addio all'idraulico, ciao, ma anche idraulico. Al bagnino, arrivederci, ai nostri giorni, salutiamo Johnny, il chitarrista di Marco Liga, sì. Salutiamo Johnny, salutiamo anche Marco, abbi pazienza, e tutti quanti. Allora, dicevo, addio all'idraulico, al bagnino, ai nostri giorni sono solo al penultimo posto della classifica, largo invece a giacca e cravatta. Pare che le donne dei nostri giorni, quindi dovrei esserci anch'io qua in mezzo, siano attratte dagli imprenditori che addirittura in classifica battono persino il personal trainer. Addirittura. Ma qua secondo me c'entrano i soldi. Devo essere sincera, no. Comunque, nonostante le donne pari apprezzino molto giacca e camicia e cravatta, insomma, questa resta un'eccezione. Sapete chi c'è all'ultimo posto in classifica? Non so. Rullo dei tamburi. Questa è l'eccezione, perché è all'ultimo posto. I politici, quelli proprio stanno sul culo anche alle donne. Ma dai. Vabbè, non li reputano sexy. Solo il 2% dei consensi, quindi è inutile che si mettano giacca e cravatta e niente, non vanno via come il pane. Non vanno via. No. Sai quando ci pensiamo? Quando? Domani. Ci penserò domani, no? Con Angiolina Mango. Oh. Carina Angiolina. Certo. La figlia di Mango. Molto. E della cantante di Mattia Bazzar. Pensa, carina. Pensa, sì, molto. Figlia d'arte, come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare, niente verità, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi guarda, ma male che va, noi ci pensiamo domani, se nasce un problema, poi ci vorrà che via, come una macchina sulla tua strada. Partiamo da zero, scappiamo in Nevada buttandoci giù dall'aereo, le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini, a casa tua per te sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque, potremmo scappare e non dire niente, ma cambio discorso, ma lasciamoci andare, come se era d'estate, e ti lasciamo il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Ma male che
me basta tutto questo, mi basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Come se le d'estate che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Di entrambe sano che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che va, da ci pensiamo domani e se nasce un problema poi scivola via, via come un Parlavamo dei figli parlavamo d'arte. Parlavamo di figli d'arte. Sì. Invece adesso parliamo del delle professioni. Del batterista dei Pooh. Sì. Sì. Del batterista dei Pooh, certo. Sì, che è figlio di Red. Ecco. Dicevo che invece adesso parliamo di professioni femminili, quelle più sexy secondo voi maschietti. Sì. Oh. Beh, ce n'è. Se ne potrebbero, bravo, stavo dicendo proprio quello, che ce ne sono parecchie. La palista. Siete quella sensibili. Che si arrampica sul palo. Ma piantala. Sì, la pallista, quella che ti racconta un sacco di palle. E quelle ce n'è anche tante. Pieno così. No, ma la palista, quella con sì, L sola. Vabbè, quella sì. Che fa la lap dance. Non è quello. Allora, no, se ne potrebbero dance, sì citare Paul, come Paul Brown, sì, dance. Sì, che va bene. Dance. Ecco, ci concentreremo sulle prime tre della classifica, se no finiamo domani mattina. Oh, perché? Al terzo facciamone posto. Pure 10, No, troviamo... Pensa, ma guarda, è strano, sono proprio cambiati. La segretaria, no, guarda. La pubblicitaria, perché con il suo sex appeal, la fiducia, guarda, in se stessa, infatti. E saperci fare, no, sì, per la lavoro, call center, perché te la raccontano, seduce anche gli uomini, te la sa talmente raccontare che seduce. Tante volte io metto uomini. Giù proprio. Esatto, ma non parliamo di call center, pubblicitaria vuol dire anche venditrice che va in giro, capisci? Magari, sai, ha questo modo di fare il sour fare, si chiama sour fare. Come sai fare te. Guarda, allora, al secondo posto si piazza l'esperta di marketing. Vedi che rimaniamo in tema, piace proprio quel genere lì. Infatti è molto simile. Il ramo è quello lì. Non è lì, che te lo sei fatto per te proprio. Che no? Non è che te lo sei fatto. Ma chi? Allora, dopo con uno mi faccio. Ma che cos'è? Ma rullo dei tamburi, allora, per il primo posto. Rullo. Un attimo, devo finire il secondo. Vabbè, finiamo la seconda. Ah, ecco, finiamo la seconda, poi c'è il primo posto. Allora, dicevo che il ramo è sempre quello. La donna che sa quello che vuole, no? La donna si cura di sé, piace, guadagna molto bene. Mai, e comunica molto, una grande comunicatrice. Sì, però il primo posto, rullo dei tamburi, quasi rulliamo. Cambia genere. Sì. Lascia ancora un po', dai, rulliamo, no, ancora un po'. Datti una mossa. Dai, che alle 9 devo andare via. Rullo, appunto, che se è fatta una certa tu e sto rullo, vabbè. Il primo posto se lo aggiudica, tenetevi l'avvocatessa, avvocato, avvocata, dite voi come ve pare. Ho capito, l'avvocatessa. Che qua bisogna pianta, bisogna fare attenzione qui, avvocato, avvocata, perché sennò poi qualcuno si incazza, vabbè. 0171698330. Pare. Ci sono 3-4 avvocatesse qua sotto. Va bene, pare che sia la più sexy di tutte, la donna sexy. Che fa l'avvocato. Ecco perché anche la donna cannone. Le donne che lavorano in tribunale danno l'idea di essere forti e potenti e quindi a quanto pare agli uomini piace questa forza. Io non ne sono così convinta, che agli uomini piaccia la forza così e il potere delle donne, la rapporto, competizione, bravo, eh. Secondo me un po' vi spaventa. Infatti, siete già forti così, eh. Hai ragione. Io sarei più per le fragole o champagne. Ma perché tu sei un maschilista debole. Sessista, vecchio, sei vecchio. Ti spalmo di... Vuoi un po' di panna? No. Non l'ho mai detto a nessuno, bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles. Tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide. Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole. Fragole di sabato e domenica da me. Mi prometterò la luna. Io fingerò di crederti solo perché sei te. E non mi va di stare sola. Che tanto lo sai, più forte di me. Più forte di me. Più forte di me. Più forte di me.
fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dia, non l'ho mai detto a nessuna, bambolina, domani torno da te con una nuova bugia, tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole, casa mia questa sera mi va. Non sai più farne a meno, non sai che fartene. Forse dopo stasera chissà. Ti invito da me, poi ti grido vattene. Oggi no, oggi no, oggi no. Ma tanto lo sai, più forte di me, più forte di me, più forte di me, più forte di me. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dia, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia, tanto non ti importa di me, tu hai le fragole, panna e champagne, un'isola deserta, è come una fragolessa che mi gira la testa, al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla, vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella. La 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 la. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. La 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 la. Tu vuoi le fragole, la la la, o anche di qua, la, giri, cosa, ma fragole. Cosa, dobbiamo alle salutare, siamo fuori stagione per le fragole, siamo fuori orario, fuori di testa, siamo sì, fuori, con dei balconi. Ragazzi, l'appuntamento... Se volete vederti, siamo qua in Piazza Europa 18. Certo che sì. Tiriamo le fragole sì, con certo. la fionda. Ecco, bello. Vero. Che bella immagine. Bene, vi salutiamo. L'appuntamento è per domani è per mattina. Domani. Fate i bravi se potete, ma buona anche no. Buona giornata. Ci vediamo. Ciao. In Piazza, no, in Piazza Europa. No, da Piazza Europa ce ne andiamo giù in Piazza Galimberti. Sì, al mercato. Al mercato Pazzarelli. Sì, sì, io e te al mercato faremo... Ma cosa facciamo? Cosa? Ciao. Ciao.